Ciao Buongiorno, buongiorno a te Samì, buongiorno al grande Abbas, mio grande buongiorno, amico. grande Ugo, grande Ciao caro amico, ciao. sai che sono contento di vederti oggi Io. per un motivo molto semplice anche, perché proprio ieri è uscito un articolo un po' sui giornali dappertutto dell'ultima conversazione fatta da Godard. Sì. E Godard ha fatto su uno dei mezzi di comunicazione più usati, ha fatto un bellissimo discorso. Quello che mi ha colpito in mezzo a tutto quanto, a tutto il suo discorrere e così via, è stata una frase che voglio dirti. Parlava del mondo e del virus, no? Abbiamo visto che lui dice che il mondo del virus procede per curve e così via, la pandemia che mostrano l'andamento del virus, te lo leggo, secondo una progressione capitalistica, come qualsiasi altra progressione di crescita. Fanno un grafico a zig-zag per raccontare il virus, evitando le curve. Ah, chiaro. Ed è magnifico questo pensiero godardiano, oltre ad altri che ha fatto, che ci rende conto di come proprio un po' il virus più grave, e lo sottolinea anche lui, il virus più grave che abbiamo è il virus della comunicazione. È il virus che più di tutti ci fa male. Se tu pensi a una cosa che ha detto ancora, ha detto moriremo di comunicazione. Sì. Eccessivo, Vabbè, detto questo, eccessivo. volevo chiederti se per parlare un po' di un amico comune che se n'è andato e di cui tu hai scritto un libro, volevo chiederti, visto che abbiamo parlato anche di Godard, la domanda diventa facile. Perché ti piace il cinema di Kiarostami? Ugo, tu sei un uomo del cinema, quindi io ti devo dire tutta la verità, perché fino all'evento di Verona, fino all'evento di workshop di Verona, io cercavo di essere in equilibrio nei confronti del cinema di Kiarostami, perché lui non voleva un eccessivo amore da parte degli amici come noi, che non eravamo proprio del cinema. Lui voleva stare tranquillo con noi. Quindi io vedevo i suoi film in ordine sparso, cioè ho visto per la prima volta questo Tazie, che era molto importante, uno spettacolo multimediale 2003 a Roma. Dopo 2005 a Festival di Ravello era presente anche lui, ho visto il Sapore della ciliegia. Poi assieme siamo partiti per Locarno, perché andava a prendere il premio per Sotto gli ulivi, ho visto Sotto gli ulivi a Locarno. Poi, ultimi due film girati, uno in Toscana, l'altro a Tokyo, che ho visto qui a Verona. Anche ABC l'Africa l'ho visto a Verona, tra l'altro. Adesso invece l'amo tantissimo il suo cinema, perché lui durante questo festival, questo evento, questo workshop, ha parlato dei suoi segreti. Prima di tutto il fatto che tra tutte le sue arti, che non era solo il cinema, lui parte mettendo la figura umana, la persona, al centro delle cose. E dice che questa centralità dell'uomo crea dei rapporti incredibili tra diverse arti, che lui si occupava di fotografia, di grafica, di pittura, di molte cose, anche falegnameria, eccetera. Era un designer per suo modo di essere. E dice questa figura umana è fondamentale, perché io riesco a lavorare in diverse parti del mondo perché parto dalla conoscenza delle persone, e quando conosco le persone, quando conosco una persona, come avessi conosciuto quasi tutti, e questo è il mio segreto. Altro segreto invece prettamente tecnico era la geografia cinematografica, che lui dice sin dal primo
cortometraggio, cioè Il pane e il vicolo, fino all'ultimo, cioè Like Someone in Love, una persona innamorata, seguo la geografia cinematografica, che consiste nel mettere varie location in una sequenza ragionata, una sequenza consapevole, di modo che lo spettatore, anche attraverso la geografia del cinema, possa seguire il film. E queste erano due cose a cui lui ha insistito moltissimo durante questo workshop. Ora che lui non c'è, io sinceramente amo sul cinema molto più di prima, perché conosco anche adesso i segreti. Quindi dal momento che lui non c'è più, io non ho più questo vincolo di essere normale nei suoi confronti, perché a lui piaceva avere degli amici non prettamente cinematografici. Ecco, questa è la verità. Ecco. Allora, volevo chiederti, in tutto questo tuo vedere il chiarostami uomo, soprattutto a quello che si comprende dalle tue parole, e vedere il chiarostami come autore, che chi è un autore? È uno che interviene nella storia del suo paese, nella storia di una cultura e così via. Chiarostami, secondo te, e questa è una domanda che faccio a te perché in quanto anche tu hai le sue stesse origini, quanto ha inciso e quanto incide ancora, se possibile, nella cultura iraniana? Ma lui incide parecchio e secondo me inciderà anche in futuro, perché il altro segreto era che lui partiva dalla cultura del suo paese, dalla poesia del suo paese, che conosceva sin dalla scuola elementare, quando era in totale silenzio, non comunicava con nessuno, altro che introverso, cioè zero, non parlava mai con nessuno fino al liceo. Io continuo, posso dire parlare di un'amicizia con lui, perché era impossibile, una conoscenza, lo conoscevo, perché vivevamo nelle medesime parti della città, a nord di Teheran. Suo padre era un artista molto conosciuto, perché dipingeva dietro in poi in varie ville, e quindi anche lui copiava suo padre come pittore, si è laureato in pittura nella facoltà di Belle Arti di Teheran, finché è entrato nel cinema nell'ambito di questo Canun, che era il centro per lo sviluppo mentale dei giovani adulti, eccetera, a Teheran. E quindi improvvisamente è diventato eloquente, improvvisamente è diventato l'amico che con me, ad esempio, divideva i suoi segreti, che trasformavamo delle cose ironiche della vita. Quindi questo è l'uomo. E quindi io dico, adesso, per quanto riguarda la sua cultura orientale, che molti orientali hanno, però poche persone sono riuscite, anzi, lui è l'unica persona che è riuscito a portare una cultura antica, antichissima, è riuscito a esprimere questa cultura attraverso due mezzi contemporanei, cinema e fotografia. E questo è rarità, che come attraverso la cultura antica di un paese, tu riesci ad operare due strumenti contemporanei, quasi contemporanei, hanno 100 anni, cinema a 100 anni, 120 anni, riesci a trasmettere questa cultura attraverso il cinema. Questo era un'altra sua, diciamo, genialità, perché io non conosco altri autori iraniani che sono bravissimi, questi 12 registi iraniani, uno più bravo dell'altro, ma sono rimasti sempre nell'ambito locale. Lui è riuscito ad avere questo dialogo più ampio con il mondo. E questo è perché l'autore? È l'autore perché, come diceva questo nostro amico comune, dimmi il nome, che veniva spesso qui perché voleva chiamare... Baldi. Baldi, ecco, Baldi. Più volte è venuto qui da me, che lo sai anche tu, per dire devi chiamare Chiarostami perché faccia un workshop a Bologna, che finalmente dopo 2 anni
lui è arrivato, ha fatto questo workshop. E Baldi, amico Baldi, diceva che lui è un vero autore perché si occupa di tutti i particolari, non solo nel filmografia o la regia, poi studia, diciamo, la luce, i costumi, i movimenti, tutto quanto. Allora, secondo Baldi, lui era un vero autore. E questa è la testimonianza di un amico che tuo amico, tra l'altro, molto vicino a te, insomma. Certamente, però, ecco, una cosa volevo chiederti che non faceva parte di una mia idea di cammino. Però tu mi hai tirato, naturalmente parlando, vengono fuori le idee. Ecco, quello che ha sempre contraddistinto il cinema iraniano fino a 7-8 anni fa circa, era che all'inizio di ogni film c'era la scritta per la gloria di Dio, nell'onore di Dio, non mi ricordo più perché era tradotta, dipende dal francese. Ecco. E quanto secondo te ha significato per un regista, e questo ha significato per tutti, partire con una simile affermazione? E quanto ha significato per una cinematografia restare avendo come idea questa idea di dedica? Sì, sì. Beh, tu lo sai che la spiritualità è una parte indivisibile dalla cultura iraniana. Quindi tutti questi mistici, in certo punto io direi questi 12 registi molto importanti, oltre che Rustami, hanno un approccio mistico, molto spirituale nelle cose. E quindi questa dicitura iniziale, in certo senso, rivela non solo loro religiosità, ma il loro aspetto mistico e spirituale nei confronti delle cose, che poi vediamo anche nei film, che generalmente hanno molto spiritualità, poesia e tutto il resto che conosciamo. Quindi sono d'accordo con te, qui sicuramente crea un approccio molto profondo, particolare, spirituale e direi anche mistico nel senso buono della parola. Vabbè, volevo chiederti, appunto tu citi adesso, hai citato spesso altri registi iraniani, penso a Panahi soprattutto e così via, ma diciamo, Kiarostami è morto purtroppo e grazie a Dio restano le sue opere, sì, ma che sono affidate alla memoria di persone come te o come altri che si occupano di lui. Ma penso, proprio in questi giorni, studiando varie cose, mi sono ricordato che un mio amico spagnolo mi ha chiamato, Juan, il direttore del Festival Lleida, mi ha detto, ma sai Ugo che qua in Spagna nessuno conosce più Buñuel, perché l'unico regista da cui partono è Almodóvar. La sì, stessa cosa succede poi in Italia, che molti si riempiono la bocca di Fellini, e si sono dimenticati di Antonioni, oltre che da una schiera di altri grandissimi autori. Tu non pensi che Kiarostami corra il rischio di essere dimenticato? Assolutamente sì, è un grande rischio, perché diverse persone hanno detto, diverse persone, anche degli intellettuali, dice, beh, è stato un grandissimo regista, ha inventato un cinema, adesso che è morto quel cinema non sarà più. Invece lui insisteva qui a Verona sul fatto di proiettare il suo cinema verso il futuro, soprattutto attraverso Shirin, perché Shirin è un film eccezionale. Lui è riuscito a invitare 120 l'attrice iraniane, uno più bella dell'altra, singolarmente li ha fotografati, filmati, davanti a un foglio bianco e diceva pensate solo a un evento senza dirmelo. E poi è riuscito a mettere tutto questo assieme, è diventato un film e lui dice questo è il futuro del cinema perché ha un carattere, diciamo, che ti aiuta ad essere fresco, ti aiuta ad essere sano. Il cinema deve avere questo, diciamo, funzione.
che aiuta ad essere, aiuta noi ad essere più felici, più sani. E quindi sicuramente anche questo mio libro aiuta moltissimo a lanciare, a riproporre questo cinema, che non è che tutti devono assolutamente seguire, ma chi è sensibile, che in questi giorni ho visto che anche molte persone che mi hanno intervistato sono molto sensibili a questo cinema, sanno che è possibile proseguire, magari meglio, magari far anche, diciamo, crescere in certo modo, mettere elementi di novità all'interno, però la base c'è, la base c'è. Quindi i segreti ci sono, e lui forse aveva intuito che non aveva più una lunga vita, e quindi ha raccontato tutto a Verona. A Verona ha raccontato tutto, ha amato moltissimo questa città, ha detto che sarebbe tornato anche giugno, al mese di giugno successivo, però insomma la salute non ha dato questa possibilità a proseguire. Altrimenti avevamo diviso 9 dei suoi film in 3 trilogie. Trilogia d'amore, trilogia del logo e trilogia della vita e la morte. E questo a lui faceva molto piacere. Ecco, ha raccontato anche a un giornalista molto importante di una rivista cinematografica che si chiama Lucciola, o Lucciole, non so bene come si dice in italiano, e quindi diceva che sì, io diceva che lui inizialmente non era d'accordo con questa suddivisione, però siccome è una persona che ragionava, dice, avendo ascoltato le ragioni di questi miei amici di Verona, ho capito che avevano ragione. Quindi noi a giugno volevamo fare un seminario sulla questione della vita e la morte attraverso i suoi film, che aveva affrontato questo argomento. E lo faremo comunque, lo faremo. Lo faremo perché Luca Bigazzi, che è stato suo, diciamo, direttore della fotografia, che l'abbiamo poi, ne abbiamo parlato con lui durante il Festival di Venezia ultimamente, ha detto che verrebbe a parlare di Kiarostami, perché ha avuto un'esperienza molto profonda assieme a lui in Toscana. Molto formativa, direi. Sì. È stato veramente, ecco, sì, bravo questo Luca. E quindi verrebbe sia lui che altre persone, insomma, che abbiamo rimandato per questa questione di virus, di coronavirus. Bene. Allora, l'ultimo evento che abbiamo fatto era il tuo evento, cioè il compleanno del cinema. Dopodiché non abbiamo più fatto nulla, perché subito dopo è venuto fuori questa questione di... Ecco, allora ti vorrei fare una domanda sempre riguardo al nostro amico Kiarostami, però partendo ancora una volta da Godard. Godard dice: la televisione fabbrica oblio, il cinema dei ricordi. Allora, per te, che ricordi ti ha lasciato Kiarostami nel cinema, non nella storia tua personale? Sì. Ma oltre alle storie personali, che ne avevamo tantissime. Che oltre alle storie personali, ma nel cinema, restiamo legati al cinema. Cinema come fautore di ricordi. Sì. Televisione come fautore di oblio. Il ricordo più bello è il viaggio da Ravello, dal Festival di Ravello, fino a Locarno. Come cinema, come film. Sì, cinema. Vorrei richiamare i film. Chiaro, arrivo al cinema. Abbiamo fatto una pausa a Firenze, lungo andare, e lui ha cominciato a parlarmi dell'idea che voleva fare un film sulla questione le coppie che erano conforme, quelle coppie, diciamo, delle statue. Sì, no, delle statue, ma anche dell'arte antica,
dice, a volte le coppie sono molto importanti e io vorrei fare un film assieme a Binoche su questo argomento. Quindi il ricordo più bello è quando noi abbiamo affrontato questo problema che sulla base del quale lui ha scritto successivamente la filmografia assieme a Binoche, che due volte è andato a Teheran a trovarlo, a descrivere il film. Quindi il ricordo cinematografico più bello è che lui mi ha parlato dell'inizio di un film, che dopo è diventato un film che mi piace tantissimo, tra l'altro Copia Conforme mi piace perché è mistico. Sì, ma ti ha influenzato anche, credo. Certo. E quindi il ricordo più bello è quando lui ha cominciato a parlare della costruzione di un film, che dopo è diventato effettivamente un film. E quindi sì, questo è un bellissimo ricordo. Ma poi anche quando hanno proiettato Sotto gli ulivi a Locarno, in modo molto più molto semplice. Guarda, adesso non so, Locarno forse è cambiato, ma allora non esisteva il tappeto rosso, non esistevano. Non esiste ancora, è sempre uguale Locarno. Sempre uguale. Allora, io, Chiaro Stamì, come due spettatori molto semplici, siamo entrati e siamo seduti su due sedie, due poltrone. Finché è arrivata la signora Bignardi, che era allora direttrice del festival, finito il film, ha chiamato Chiaro Stamì sul palco e ha dato il premio. E quindi è una cosa... E il tuo ricordo di Sotto gli ulivi? Veramente semplice. Ma Sotto il gli tuo ulivi... ricordo di Sotto gli ulivi, dai, raccontami il tuo ricordo. Cosa ti è restato di Sotto gli ulivi? Se allora, dovessi raccontarmelo. Certo. Allora, il fatto che per 12 volte Hossein salito le scale e lui ha fatto vedere durante le riprese come fosse un'esercitazione, agli intellettuali iraniani non è piaciuto, agli intellettuali o spettatori di Locarno hanno applaudito più volte con la scena. Quindi c'è anche questa contraddizione che in Iran, nel suo paese di origine, i suoi film non venivano compresi da grandi intellettuali. Un grande scrittore l'ha criticato, dice: io non è un genere di cinema che mi piace. Come mai all'estero l'amavano così tanto, molto più del suo paese? Questa è una domanda Ma è certo, che ma ha a che ci vedere lega con la la domanda, libertà, a vedere con la democrazia, Abbas, libertà della ci lega la parola. domanda che ti avevo Comunque fatto è in prima. crisi, ma esiste, pur essendo in crisi, esiste. Si lega la domanda che ti avevo fatto prima, se resterà qualcosa di Chiaro Stammi dopo, visto Certo. che nel suo paese non è stato mai amato in fondo, neanche dal pubblico. No, adesso che beh, ma noi forse anche come un po' anche gli italiani quando una persona muore improvvisamente lo scopriamo. Finché è in vita viene snobbato. Adesso invece cominciano a doppiare tutti i suoi film perché poi erano, cioè, i film che lui ha fatto all'estero erano nelle lingue che lui non conosceva addirittura. Io diceva, io non ho mai capito nulla quello che dicevano nel mio film di Tokyo, Una persona da mare. Perché prima versione era in giapponese che non conosco, l'altra era in italiano che non conosco, l'altro era, insomma, dice. Io non ho mai capito cosa dicono tra di loro, però so che nell'insieme è un film che trasmette una mia idea su una scena che avevo visto 20 anni prima di fare questo film in un quartiere di lusso, di divertimento di Tokyo, di una persona, una ragazza che era circondata dagli uomini di affari perché faceva appunto accompagnatrice e su questa idea ha fatto questo film di una bellissima accompagnatrice che poi è diventato una questione d'amore, questo è un ricordo bellissimo anche, ma Questo io direi. ti dà un'idea. E allora che ti faccio una domanda. Secondo te, per lui, allora a questo punto, è molto più importante l'immagine di un film piuttosto
piuttosto che le parole, o o sono importanti tutte e due? Purtroppo devo dire che per lui l'immagine è primordiale e quindi dà poco importanza alle parole. Questo io non sono d'accordissimo, perché le parole hanno molta importanza, però nel suo approccio forse non è sbagliato, perché copia conforme in italiano dice una cosa, in francese dice un'altra cosa, in inglese dice un'altra cosa ancora. Allora dice: io lascio lo spettatore libero di riempire tutte le parti che io lascio vuoto nell'ambito del cinema, del mio film. Quindi forse ha ragione, è giusto che sia così. I suoi film in ogni paese hanno un titolo diverso e lui non cura mai questo fatto qua. Ecco, ma questo succede un po' a tutti i film, dai. Purtroppo questo, il cinema è nelle mani del commercio, il commercio agisce in questa maniera. Lui, chiaramente i titoli sono un'altra cosa, il significato grande secondo me è scoprire come un autore che viene, lui è stato un autore che grazie a Marco Muller è stato scoperto in Occidente e ha avuto la capacità di mantenere una sua originalità di linguaggio assolutamente importante. Ecco, ti avevo detto prima di Sotto gli Ulivi perché penso che sia uno dei suoi film più significativi, anche se ancora oggi i suoi primi film sono quelli che più di tutti hanno conquistato il pubblico, anche perché venivano ritenuti all'inizio film per bambini, non so se ti ricordi, Dov'è la casa del mio amico e tutte queste cose erano, sembravano proprio film educativi e in realtà lo erano, no? Perché venivano prodotti dal Ministero dell'Educazione, no? Sì, a suo modo erano educativi, però sempre tra documentario e sogno. Infatti quando qui alcune persone dicono: ma tu stai continuando la tradizione di neorealismo italiano, Nouvelle Vague francese, lui ha detto: io amo questi due cinema, ma il mio cinema è diverso, perché il mio cinema è tra documentario e il sogno, tra pensiero e la verità. Quindi non può essere la continuazione di, anche se ha cose molto comuni, non può essere, perché non è politico nel senso stretto della parola, è politico, ma non come lo era, ad esempio, neorealismo, che è nato subito dopo la guerra, seconda guerra mondiale, dove l'Italia stava certo, crescendo, stava nascendo la classe operaia, erano tutti iscritti ad un partito. Abbas, questa tua frase mi fa pensare ancora, perché tu hai detto non è politico, perché i suoi film non potevano essere visti se non era politico? Ma io, questo veramente è difficile rispondere, perché lui diceva che non ama la politica applicata. Indirettamente lui si considerava l'ambasciatore della bontà iraniana nel mondo, l'ha detto ad un giornalista a Parigi che l'ha intervistato sull'argomento. Lui dice: ma io non sono un uomo politico tout court, ma allo stesso tempo penso che io trasmetto la bontà iraniana in tutto il mondo. E quindi forse lì che aveva sbagliato, perché preso di mira dall'Iran, perché non volevano che lui fosse ambasciatore della bontà in quel periodo. Adesso tutto è cambiato, quindi io vedo contenuti politici nei suoi film, ma non in modo diretto, è una politica indiretta sulla vita, sulla morte, sulla poesia, sull'amore, su tutto. Insomma, la politica sociale, la politica applicata, secondo me. Comunque lui non amava la politica, diceva che non ama la politica. Cosa vuoi fare? Non amava la politica. Era molto critico nei confronti di Panahiv, ad esempio, che dice: Panahiv fa troppo politica con i suoi film. Lui era critico nei confronti di Panahiv. Questo adesso che non c'è bisogno dirlo. Me l'ha detto anche, che dice: loro esagerano sulla politica. La politica deve essere diluita. Vabbè, perché erano suoi allievi, insomma, sai che poi i maestri poi generalmente poi non perdonano gli allievi, dai. Penso che sia anche un po' così. Allora, io penso di aver finito con le mie domande.
ti ringrazio tantissimo. Dai, ti ringrazio tantissimo, Abbas, per avermi risposto. Cioè, perché è stata una bella conversazione mattutina. Certo, noi ci vedremo a San Gio Film Festival. Grazie, grazie Ugo. Se ci sarà, va bene, grazie. No, 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 ci deve essere, ci deve essere, ci mancherebbe altro. Ci deve essere. Ci vediamo, ciao. Quello che hai bisogno. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie.